bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Ore 21 e 3 minuti, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. È tornato a splendere il sole sulla Pescara calcistica, la prima vittoria di campionato con il ritorno di Zeman sulla panchina bianco-azzurra. Un successo pazzesco, la vittoria più rotonda nella storia della Serie A del Pescara. L'ultimo risultato importante fu nel 1993, quando il Pescara sconfisse la Juventus con il punteggio di 5-1. Mentre in Serie A non si vinceva dal gennaio del 2013, quella vittoria di Firenze. Una vittoria che ha ricreato entusiasmo sugli spalti dell'Adriatico, un 5-0 che ha fatto sorridere in tanti. Insomma, una forte emozione. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata. Ringrazio l'ex assessore allo sport della Regione Abruzzo, l'avvocato Carlo Masci. Buonasera, avvocato. Buonasera. Grazie a voi. Per essere qui nel nostro studio. Il nostro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera. Salve a tutti. Francesco, ritrovo con piacere anche l'agente FIFA, Matteo Marcheggiani. Buonasera, buonasera, Matteo. Buonasera a tutti. Qui alla mia sinistra due colleghi, Luciano Rapa di Pescara Sport 24. Buonasera, buonasera, Luciano. Bentrovato. E poi il collega Luca Pennese. Buonasera, buonasera Luca. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera, Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. Ricordiamo subito il numero per interagire con noi, il 392-623-7060, per inviare i messaggi con le vostre considerazioni o domande. Si sta giocando il posticipo di Serie B al Bentegodi di Verona, che sarà anche lo stadio teatro della gara tra Chievo e Pescara di domenica prossima. 0-0 tra Verona e Spal, match di cartello della cadetteria. A te.
Per chi ha i capelli bianchi a Pescara, conosceva sicuramente Nacucchi, che diceva Pescara è un film. Insomma, si è passata dalla delusione più grossa dell'ultima settimana, l'esonero di Oddo dopo l'attentato al presidente Sebastiani, le voci su presunte variazioni in società tra Sebastiani e Annasculi, poi l'esonero di Oddo, e quando sembrava tutto svanito, ecco che la scintilla è scoccata dalla società, il ritorno di Zeman nelle ultime 48 ore della settimana precedente. Torna Zeman, tre allenamenti, il Pescara si presenta al cospetto del Genoa, il primo tempo finisce 3-0, la partita 5-0 e la vittoria poteva anche essere più rotonda. Poi si è detto di tutto su questa vittoria. Ci sono diversi partiti ora in questa città, gli oddisti, gli zemaniani, i pro Sebastiani, i contro Sebastiani. Credo che però per tutti valga la passione per questa squadra, per il Pescara. Sentiremo gli umori nel nostro studio di chi affiglia questa vittoria. Cosa cambia questo successo in prospettiva? Perché da oggi poi tutti a fare tabellini e conti per la salvezza. Ma vorremmo iniziare questa puntata di replay con il sorriso, perché Zeman ha catturato l'attenzione di tutti i mass media. Da diversi giorni i riflettori sono accesi su Pescara, ieri tutte le testate giornalistiche hanno puntato l'obiettivo su Zeman, che mediaticamente resta un personaggio di grosso calibro. E ricorderete quindi Zeman partecipare molte volte a Mai dire gol con Franco e Stop dopo un 5-0 del vecchio Foggia di Zeman. Andiamo a rivederlo. Buonasera, siete in contatto? Sì, sì, contatto, purtroppo sì. Ci vuole parlare di quello che è successo ieri? Cosa? Parallelo fra spazio e tempo. Ovvero? Linea retta che divide il se, il mai, il why e il become. Ma cioè? Tutto ciò in italiano cosa significa? 5-0. Ah, va bene. Questo stava a dirlo. Era, diciamo, il cappello al suo pezzo. Poteva dirlo subito. Ci parli di questa partita? All'improvviso? Sì. All'improvviso l'innocenza. Ah, siamo nel primo tempo, immagino. Al 12° del primo tempo, sì. Jimi Hendrix. Chi? Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. Chi è Jimi Hendrix? L'arbitro. Ah, era Jimi Hendrix l'arbitro, non l'avevo riconosciuto. Dopo essersi fumato gran parte del Tavoliere delle Puglie, sì, ha una visione cosmica interplanetaria. Cosa sarebbe? Cosa ha visto? Rigore. Ah, il rigore per il Foggia. Però scusi, Franco, lei, io mi ricordo che per gli schemi di Zeman il Foggia segna solo al 14°. In questo caso al 12°. Ciglia Dall'Opo prende la palla. Sì. Tira. Palo, doppio palo, rimbalza. No, ancora. A palla piglia a Gumblener, rompe il vetro dell'autoscuola Autopuglie, sì, ritorna in campo, tribuna est, ovest, nord, sud, parallelo, doppio parallelo e al 14°. Go. Ah, ci ha messo due minuti la palla per entrare in rete. Nell'attesa tutto per questo confermare da do di Zeman. Ah, vabbè, quindi era tutto studiato prima. Beh, questo era un bel ricordo di Franco Stop su Zeman, ripeto, personaggio che è amato e odiato, quindi l'Italia calcistica un po' divisa su Zeman. A Pescara oggi tutti invece amano questo allenatore che ha riacceso una speranza, così come in molti non puntano l'indice su Oddo, perché Oddo resta sempre l'allenatore dell'ultima promozione in Serie A e siamo convinti che diventerà un grande tecnico. Allora vorrei iniziare dall'avvocato Carlo Masci. È successo di tutto negli ultimi giorni, Oddo esonerato, arriva Zeman, la prima vittoria, la vittoria più rotonda conquistata in Serie A. Il calcio è bello anche per questo, no? Ma intanto mi piace questa suggestione del ritorno. A Pescara c'è sempre un ritorno, perché è una città da film, Galeone, Zeman. Tornerà anche Oddo prima o poi, perché se lo merita, nel senso che è uno di quei personaggi che hanno caratterizzato Pescara calcistica e sicuramente i grandi ritorni, anche in politica, no? I grandi anche ritorni. In politica ci sono i grandi ritorni. E comunque è stata veramente una bella partita, sono anche cambiati gli schemi, nel senso che abbiamo visto la tattica del fuorigioco, abbiamo visto il pressing, abbiamo visto un gioco verticale che in questi mesi non c'è stato. Evidentemente ha funzionato e abbiamo ottenuto un risultato eclatante che sarà ricordato nella storia calcistica di Pescara. Un 5-0 non l'avevamo mai visto. Devo dire che veramente abbiamo visto un Pescara giocare a livelli importanti. Speriamo che se sono rose fioriranno, speriamo di continuare così.
vedremo, una bella avventura. Corriamo. Cosa avete provato ieri? Perché prima ho detto una forte emozione, perché non eravamo più abituati a questo tipo di vittorie. Sì, si sperava in un cambio di rotta, ma forse ieri è stato un po' l'eccesso delle emozioni. Matteo Marcheggiani. Sì, ieri si è passato da una situazione di incertezza, perché comunque il cambio allenatore doveva dare quella spinta alla squadra, doveva fare quel qualcosa di più, e quello è riuscito. Abbiamo trovato fortunatamente un Genoa che comunque era forse anche loro erano contro l'allenatore, difatti è stato esonerato nel pomeriggio. E ricordiamo Mandorlini al posto allenatore. Però io dico che gran parte di questa vittoria è stata merito del ritorno di Zeman, perché mentre si poteva dare una spinta a questa squadra, e questa spinta la si poteva dare a livello emotivo, io sinceramente ho visto già le prime verticalizzazioni, i primi schemi su calcio d'angolo, quindi una squadra che è vero che erano solo 3 allenamenti, però già aveva già cominciato ad assimilare tutto quello che è il pensiero zemaniano, quindi siamo su una buona strada, ma con questo non voglio dire che la salvezza è a portata di mano, per me la salvezza è ancora un'isola sperata, però si stanno mettendo le basi ovviamente per il prossimo anno. Ecco, io farò un primo giro con voi, poi di Zeman abbiamo fatto un mix di dichiarazioni rilasciate ieri sia a Sky, sia a Premium, sia nella conferenza stampa, perché ci sono tanti argomenti trattati. Il primo giro anche con Francesco, quanto ti ha meravigliato questo successo, Francesco? Beh, come numericamente tantissimo, potrei dire che meraviglia di più, considerato quella che è la storia di Zeman, che il Pescara non ha preso gol, che tra l'altro prendeva gol anche in continuazione con Otto, quindi forse la notizia, se vogliamo, un po' diversa e particolare, proprio quella che ieri il Pescara non ha preso gol e ne ha fatti 5. È vero che il Genoa era, e forse lo è ancora, anzi senza il forse è allo sbando, però resta il fatto di una squadra che si è svegliata velocemente. Oggi, parlando con alcuni allenatori, anche uno o due che stanno in Serie A, e mi dicevano che Francesco, prima della tattica, della condizione e tutto, la determinazione, lo stimolo e quindi la concentrazione e il cambio da un punto di vista mentale sono forse in alcuni momenti più importanti della preparazione atletica, della bravura, della condizione atletica, perché ieri si è visto una squadra, ripeto, al di là di alcune giocate, una squadra completamente diversa nel modo di stare in campo, nell'andare a cercare l'avversario e la palla. Ecco, Luciano, avrai letto anche tu sui social che molti hanno puntato l'indice sui giocatori perché ritengono che in passato abbiano giocato contro il vecchio allenatore Oddo. Sei d'accordo con questa valutazione oppure pensi realmente che se c'era un problema tra Oddo e la squadra non era ovviamente malizioso, ma perché probabilmente Oddo non incideva più come tecnico, se sei d'accordo? Io sono più per questa seconda tesi, nel senso che si era chiaramente incrinato qualcosa tra Oddo e i giocatori, e Oddo non riusciva più ad incidere, anche perché quando si finisce in una spirale negativa è molto più facile farsi risucchiare piuttosto che venirne fuori. Che poi è capitato a tutti gli allenatori, no? Quelli che sono stati esonerati, il motivo vero è perché non riesci più a inculcare le proprie idee. Assolutamente sì, quindi credo che molti dei commenti che sono stati fatti a mezzo social, ma anche non a mezzo social, da parte dei tifosi e di una squadra che remava palesemente e totalmente contro l'allenatore, siano dettati più dall'emotività del momento e anche da qualche leggenda metropolitana della quale sì. Pescara è sempre foriera, piuttosto che di una realtà di fatto. Vabbè, ma Pescara è bella per questo, assolutamente, perché poi sì. Intorno a un evento, intorno a un problema, tutti hanno la possibilità di esprimere la propria opinione. Luca, qual è stata la cosa più bella della giornata di ieri? Ma sicuramente l'entusiasmo ritrovato sugli spalti, ma lo abbiamo detto, Pescara è la città degli eccessi ed è bella per quello, ma per me è un entusiasmo eccessivo, perché è vero che il Pescara ha vinto 5-0, è vero che
e si è vissuta una domenica fantastica, ma di fronte c'era una squadra imbarazzante. Io credo che il Genova che abbiamo affrontato e asfaltato ieri faccia fatica a fare punti in Lega Pro, e quindi non voglio essere troppo duro, ma credo che veramente alcuni giocatori del Genova non meritano di giocare, e palesemente erano fuori condizione o giocavano in maniera non ottimale. Del resto poi l'epilogo di ieri sera con l'esonero di Juric nella logica conseguenza. Quindi, è ovvio che poi è sempre difficile stabilire, cioè, i meriti di una squadra con i demeriti degli avversari. Poi un'altra cosa, credo che in due allenamenti sia davvero dura incidere in maniera così netta in una squadra, in uno spogliatoio. E sarebbe riguardoso nei confronti di Mister Oddo pensare che in due allenamenti Zeman possa aver cambiato così radicalmente il volto di una squadra. Dopo ci torneremo, perché questo tipo di discorso, Luca, si è fatto anche quando Oddo prese il posto di Baroni all'ultima partita di campionato. Incidi mentalmente. Si vedeva una squadra completamente diversa, e lì furono dati dei meriti a Oddo che aveva sbloccato la squadra psicologicamente, almeno sotto questo aspetto. Qualcuno anche in questa trasmissione nel passato ha ironizzato sul risveglio muscolare, perché non lo fa diversi, adesso in compagnia Bella, però quello furono degli interventi da un punto di vista mentale nettamente positivi da parte di Oddo nei confronti di quella squadra che era completamente spenta. Non ci dimentichiamo la figuraccia di Varese. Allo stesso modo Zeman evidentemente ha inciso, ripeto, forse verrebbe da dire, per allargare l'inventario, magari anche un altro allenatore. Poi Zeman ha un carisma e un carattere nettamente diverso da tanti, forse da tutti gli altri allenatori, che magari in situazioni del genere riesce a far emergere quelle che possono essere le poche o le molte qualità dei giocatori. Sbloccato un Pescara sbloccato psicologicamente, o ci sono anche altri argomenti? Andiamo a sentire però Zeman, perché ripeto, è un mix di dichiarazioni rilasciate ieri, e poi avremo altri temi da trattare. Questa è una partita è venuta bene. Io spero che ci dà la voglia di continuare a lavorare. Io ripeto, io non c'ho la bacchetta magica, ho detto. Abbiamo fatto 3 allenamenti insieme e abbiamo buttato la base. Ma noi oggi non ne possiamo parlare della salvezza, abbiamo troppo distacco. Poi di nuovo, io spero che, a parte il risultato, la prestazione ci dà gli stimoli per cercare di fare meglio possibile. Abbiamo ancora tante partite, è normale che la quart'ultima è tanto davanti, ci vorrebbero che queste 3 davanti, cioè noi siamo fuori ma 3 davanti si fermano e noi andiamo da quella parte. Dici, dobbiamo giocare come la Juventus, e penso che con la Juventus ancora dobbiamo giocare, quindi c'è una in meno, no? Anche se ci dobbiamo provare. Vabbè, su calcio d'angolo io sono contento, perché abbiamo provato, no, una volta 4-5, sì, però come io lo facevo per anni e anni non ho mai fatto gol, stranamente oggi è riuscito. Lì dipende da applicazione, ripeto. Di solito si fa tanto per fare, se uno si applica e ci crede ci si arriva. Lei si definisce questa definizione di vecchio, maestro ok, ma vecchio? E così dicono gli altri. Bisogna accettarlo perché lo dicono gli altri? Dice anche l'età, ma io mi sento abbastanza giovane, rispetto non dei colleghi miei, ma di gente in mezzo alla strada. Io penso che io sono da 40 e quelli ventenni sono da 70. Eccolo là. E vorrei strappare un fioretto, visto che qui a Pescara tutti hanno detto che è una salvezza impossibile, manca solamente l'aritmetica per la retrocessione. Sarebbe disposto a smettere di fumare per la salvezza del Pescara? No, fammi fumare ancora. Ogni tanto me la accendo uno.
Io cerco di fare una cosa alla volta, per il discorso che sono tornato a Pescara, perché molti pescaresi mi hanno dato del traditore. Io continuo a dire, se la Roma ha chiamato, sono pochi allenatori che possono rifiutare una piazza così. Oggi sono tornato perché avevano bisogno, secondo me, io sono a disposizione. Come li ha trovati fisicamente? E non bene, quello dobbiamo lavorare tanto, ma io penso che la voglia ce l'hanno ancora e quindi sfruttiamo la voglia. In questo momento cosa manca a questa squadra per cercare di avere quell'equilibrio che è mancato un po' in campionato, quella capacità di invertire sia in possesso e non possesso e cercare di interpretare la partita? Vabbè, io penso prima di tutto la condizione fisica che ci permette di giocare attivi. Pescara per me ha giocato anche bene certe partite, però non è mai riuscita a giocare più attiva, nel senso che difendere più attivi e anche ripartire veloce. Oggi l'hanno fatto e speriamo, dobbiamo lavorare, io ripeto, in due giorni ho fatto solo base, non ho fatto niente, quindi merito è loro. Quindi martedì si faranno i 1000, mister? I ragazzi faranno i 1000 metri martedì o no? Vabbè, martedì cominciano a lavorare sul serio. Anche i gradoni? Anche. Il giocatore che l'ha impressionata di più in questa settimana, in questi due giorni di lavoro, e oggi? No, in questi due giorni, io ripeto, a cambiare non è mai facile, poi loro hanno seguito questi due giorni, hanno cercato di applicarsi, penso che proprio applicazione che mancava su quello che si deve fare, come si deve fare. È normale che abbiamo grosse riserve, però speriamo che continuiamo a lavorare con entusiasmo. Poi come giocatori singoli noi non abbiamo né giovanissimi, abbiamo qualche vecchio, e vecchio si dice che bisogna gestirli, ma io li voglio far giocare. Oggi per me Ceri, che è giovane, ha fatto grande partita. Allora, si è chiesto di tutto a Zeman nella giornata di ieri, Enrico, poi oggi. Sì, Andrea. Sì, parlava di anziani. Zeman, qui c'è un messaggio che arriva dall'amico Guerino Testa, che scrive: ieri Bruno sembrava Iniesta. Un saluto al grande Enrico, a tutti gli ospiti. A te. Sì, adesso Guerino Testa comincia a fare anche lui l'allenatore. Guerino poi manda in studio. Telegrafico. Credo che Bruno abbia giocato la migliore partita. No, non per contraddirlo. No, lo so, Bruno abbia giocato la migliore partita da quando è a Pescara. Però Bruno aveva giocato bene anche con... Sì, aveva giocato bene anche in altre partite, ci metteva sempre l'impegno. Certo. Ultimamente forse era l'unico che ci metteva quell'animus pugnale. Siamo d'accordo. Però ieri ha giocato benissimo. Tanti temi trattati. Partiamo dall'argomento traditore, qualcuno l'aveva considerato per quel passaggio alla Roma. Avvocato Masci... Lui ha detto alla Roma: non potevo dire di no. Io un po' quella situazione l'ho vissuta, ero allora assessore regionale allo sport. A tutti è dispiaciuto che Zeman andasse via, però oggettivamente non si poteva rifiutare una squadra come la Roma, soprattutto lui non poteva rifiutare una squadra come la Roma, perché aveva sempre sperato di andare a Roma, dobbiamo ricordarlo. Poi l'avventura romana è finita così come è finita, però adesso bisogna riconoscere che è venuto a Pescara in una condizione difficilissima, quindi un legame con questa città comunque l'ha avuto e la città è rimasta nel suo cuore, oggi lo dimostra, vedremo che cosa succederà, l'inizio è ottimo. Lui ha detto: sono tornato perché hanno bisogno di me. Beh, in effetti oggi la città aveva bisogno di uno slancio nuovo e Zeman in questo momento ha rappresentato questa possibilità di slancio che poi si è concretizzata nel campo. Ha citato un giocatore, ha citato Cerri, che è stata la vera chiave di volta della partita. Se Bruno è stato il metronomo fisico e tattico, perché ha iniziato comunque tutte le azioni di gioco e anche ha fatto pressing
quindi è stato proprio completo. Cerri è stato l'uomo che ha cambiato il volto a questa squadra, perché abbiamo avuto finalmente, l'abbiamo sempre detto, un centravanti. È stata l'unica novità rispetto agli altri elementi. Ha fatto il centravanti, ha messo in difficoltà la difesa, ha sempre fatto pressing nel momento in cui loro uscivano, ha tenuto due o tre giocatori intorno a lui e poi... Soltanto Zeman poteva riaccendere questo entusiasmo, e qui bisogna dare i meriti anche alla presidente Sebastiani, perché tra i tanti nomi che si facevano come probabili successori si parlava di De Cagno, di Delio Rossi, poi c'è stata questa genialata. E il ritorno Zeman, sì. No? Poi qualcuno l'interpreta come una mossa di comodo, qualcun altro ovviamente apprezza. Però tu credi al fatto, Luciano, che sia tornato veramente perché Pescara aveva bisogno di lui? Io credo che sia tornato perché è stato chiamato ed era l'ultimo treno fondamentalmente della carriera per rientrare nel calcio italiano dalla porta principale. Dico anche che la mossa è stata giusta da parte della società, era l'unico personaggio, oltre che allenatore, e sottolineo la differenza tra personaggio e allenatore, che poteva riaccendere l'entusiasmo dopo una stagione di questo tipo, ma dico anche che per il bene del Pescara, a mio parere, bisognerebbe resettare sia tutto quello che di bello c'è stato nella prima Zeemanlandia biancazzurra, sì, sia quello che c'è stato dopo, dal cosiddetto tradimento per Roma e dai mancati ritorni negli anni successivi, perché entrambe le cose potrebbero essere, magari non in questa stagione ma dall'inizio della prossima, i primi nemici da battere. Luca? Ha detto una cosa verissima, Luciano, perché io non credo che sia stato un traditore perché ha accettato la chiamata della Roma, che era oggettivamente difficile da rifiutare, ma credo che l'astio che in questo momento è sopito grazie al 5-0 di ieri in una parte da tifoseria biancazzurra nacqua dal rifiuto dell'anno successivo, quando ha preferito la panchina del Cagliari a quella del Pescara, e Pescara sarebbe venuta anche dopo Bologna, dalle polemiche che ci sono state l'anno ancora dopo, quando doveva tornare, era già in parola con la società e non fu poi concretizzato il ritorno con la conferma di Mister Oddo. Credo che oggi ci sia una parte della tifoseria che è contenta e contentissima per la vittoria di ieri, spera ardentemente in un miracolo, perché centrare oggi la salvezza sarebbe comunque un miracolo, ma altrettanto vero che quella stessa tifoseria, in caso le cose non dovessero andare bene, farebbe riemergere quel livore nei confronti di un tecnico comunque che divide, e questo non so quanto possa essere un bene in una realtà come Pescara. Non dovrebbe succedere, sai perché? La seconda parte di quello che hai detto, con un minimo di raziocinio, di ragionamento, di freddezza, perché di solito quando un allenatore arriva e allena la squadra per due giorni, per tre giorni, da sempre, così come si diceva, non può incidere, ha perso, vabbè, ma d'altronde che poteva fare, ha preso una scoppola, vabbè, ma d'altronde che poteva fare, se questo ha fatto il contrario, se dopo tre giorni ha svegliato una squadra e ha ottenuto un risultato clamoroso, oggi stiamo parlando di questo, o non vale? Perché vedo dei voti, non vale. Ha vinto contro un Genoa indecoroso. Sì, ma potevi anche. Erano nelle ultime 10 partite, ne aveva perse, credo, 9. 7, ne aveva perse 7 pareggiate 3. Ecco, quindi che a un centrale che dopo 4 minuti aveva 4 metri di vantaggio su Cerri, che notoriamente non credo sia un velocista, è arrivato 2 metri dopo. Io credo che ci sono dei grossi problemi in quella squadra. Ma io non metto in dubbio che non ci siano grossi demeriti del Genoa, prima dei grossi demeriti del Genoa, credo che ci siano grossi meriti del Pescara. Ripeto, in maniera telegrafica, se quando un allenatore arriva tre giorni prima di una partita e si è sempre detto, soprattutto quando poi il risultato non lo confortava, vabbè, ma d'altronde in tre giorni che poteva fare, significa che in tre giorni uno non può fare. La storia del calcio è piena di partite negative con solo tre giorni con il nuovo allenatore. Quando poi ti capita una cosa del genere, vogliamo metterlo in risalto, Luciano, vogliamo dare Matteo, un po' di meriti. Io mi pongo a metà tra voi, nel senso che a mio parere la mano di Zeman, minima che sia, si è vista
ieri, però ma anche, maggior ragione. È anche vero che l'incidenza maggiore a mio parere è stata data a livello psicologico, e come ricordava opportunamente Enrico, non più tardi di un anno e mezzo fa abbiamo già vissuto la stessa situazione. E abbiamo detto grande odd, bravo, abbiamo detto grande odd, ora però non vedo perché non si debba dire bravo a zero. All'onore del vero, anche qualche accorgimento che ogni allenatore porta, perché è vero che Zeman non ha fatto ieri, non ha posto la difesa alta come fa suo solito, non schiera quella squadra a metà campo. C'è stato qualche schema, e tra poco vedremo anche il gol di Caprari, che è uno schema provato e riprovato in pochi allenamenti, quindi non solo l'aspetto psicologico. Matteo. Sì, allora, Zeman, al contrario di tanti altri allenatori che si faceva prima l'elenco, è un allenatore molto diverso rispetto a tutti i cioè un allenatore monotono, cioè lui fa quel gioco là, punto. Non è che come Oddo magari riesce a cambiare in corso della partita, lui fa solo quello, e questo modo di giocare di Zeman noi l'abbiamo visto già dai primi minuti, le azioni, le verticalizzazioni. È vero che in tre giorni non puoi dare un'impronta forte, ma questa squadra ha risposto nella maniera migliore rispetto, cioè guardiamo il gol, quello per esempio di Ben Ali, oppure guardiamo, l'ha detto pure lui, sul calcio d'angolo. Ecco, siamo vogliamo stati vedere fortunati, questo però schema del calcio d'angolo di Caprari, perché poi Zeman lo ha detto anche in conferenza stampa, per anni non è riuscito a farlo capire alle sue squadre. Ieri, dopo due soli allenamenti, per merito dei giocatori, si è ritrovato questa azione bellissima. Vedete Caprari che scambia con Biraghi, il triangolo, e Caprari infila la palla in rete. Uno schema provato e che è riuscito sicuramente. Oh no, Luca, però è talmente qualche accorgimento. Però anche le verticalizzazioni, quando per esempio Pepe ha preso la palla e l'ha passata a Zampano e Zampano poi l'ha rimessa al centro, quello fino a qualche tempo fa noi non lo riuscivamo a vedere. Cioè, poche sono le squadre che riescono a metabolizzare un'azione del genere. E quindi io credo che Zeman abbia dato già la sua impronta a questa squadra. E poi la cosa che sono rimasto abbastanza di stucco è la preparazione atletica. Lui dice che magari per i suoi standard, fisicamente il Pescara magari per non i suoi standard è ancora lontano dalla sua forma ottimale, ovviamente. Ha preso la squadra in corsa. Ci sono dei parametri diversi tra Zeman e gli altri allenatori. E lui, per antonomasia, quando prende le squadre non ha mai fatto bene, però cioè, il Pescara ha risposto molto bene, cioè, comunque fino all'ultimo minuto ha giocato. Per noi le squadre non ha mai corso come per quanto corso riguarda ieri, no? Quindi io lì mi chiedo come, cioè, non è che in due giorni ha inciso anche sulla preparazione stravolta? No, l'ha detto, di nove, ovvio. L'ha detto anche lui. È stato un po' anche un po' inelegante nel sottolineare questa cosa il mister. Ma non credo che volesse penalizzare il lavoro precedente. Anzi, è diverso. Ha detto anche che la squadra, perché con Zeman, scusa se interrompo, con Zeman stanno bene in base ai suoi parametri, credo. Cerchiamo di essere, come posso dire, sereni. Ecco, bravo, che corretti e onesti può sembrare grosso. Scusa Luca. Si sa come lavora Zeman, il triplo di tanti altri allenatori. Si sa come vanno poi in campo da sempre le squadre di Zeman. Il Pescara ieri non è sembrato certamente una squadra, nessun giocatore è sembrato in affanno sul piano atletico. Aspetta, però se il metro di giudizio è quello che ha Zeman, è normale che dica voglio la squadra per come la vede lui, deve migliorare sul piano atletico. Questo è il concetto che ha espresso. Cioè, poi io mo ci ho messo 50 parole. Zeman ha il dono della sintesi, ce ne mette 4 e vanno interpretati. Io non lo capisco questo concetto. Ieri una squadra che ha corso e ha surclassato l'avversario, sì, non correva. No, cioè, le sue squadre devono andare di più, anche perché evidentemente da persone intelligenti non l'ha detto. Ieri ha incontrato il Genova. Mo domenica incontro il Chievo, che forse, senza il forse, sta un tantinello meglio del Chievo. Luciano, poi vai con la Sampdoria a Chievo. La conferenza stampa ha detto che lui molte volte ha visto il Pescara che nel corso in precedenza, che nel corso del secondo tempo forse non reggeva il ritmo e arrancava. Diciamo, questo è vero, in alcune partite la squadra faceva fatica, non sappiamo se
per un problema psicologico, per una condizione atletica. Però è un dato di fatto che purtroppo, quantomeno nelle ultime 15 partite, il Pescara ad un certo punto, qualora in precedenza si era accesa la luce, si spegneva intorno al 60esimo. Ecco, da domani come si fa? Con i mille, con i gradoni? Pensate che possa reggere questa squadra a campionato in corso, ad uno sforzo del genere? Oppure ci sarà una selezione naturale di giocatori che non ce la faranno, che non arriveranno a fine serata proprio. Parliamo, sentiamo l'avvocato Maggi. Ma intanto Zeman ha sempre comunque allenato in una maniera tale per cui i suoi giocatori in campo hanno reso benissimo, e questo bisogna dargli atto, adesso lo vedremo. Ma anche tatticamente la squadra è cambiata. Noi ci siamo preoccupati, diceva bene Di Francesco, di attendere Zeman sul risultato finale, perché dopo che al 30esimo eravamo 3-0 iniziava il secondo tempo e dicevamo speriamo che regge, perché si sa che Zeman insomma ci dà sempre delle partite che sono comunque in movimento, e invece questa volta ha retto benissimo. Per esempio la tattica che ha utilizzato nel momento in cui Zampano andava avanti e Biraghi andava verso il centro, una sorta di difesa a tre, tutto sommato ha tenuto la squadra, tant'è che alla fine non ha corso quasi nessun pericolo il Pescara, bisogna riconoscerlo, e evidentemente con l'età ha cambiato anche il modulo, è stato un po' al più di là, al di là della vittoria. Il successo è che oggi possiamo parlare noi e tutti gli altri tifosi del Pescara, ma tutti i mass media, oggi il telegiornale principale del, alle 1:30, le 2 corre, oggi Zeman è stato in rete, i social, tutti, quindi tutti hanno parlato di Zeman, della vittoria del Pescara, quindi questo è un altro, oltre, ripeto, al dato numerico per la classifica, è il dato però più, questo più è colore, questo Enrico, è colore, sì, Andrea. È colore, cioè, ossia si parla messaggio di questo. Cosa ha trattenuto Sebastiani da non esonerare Oddo il prima possibile, sapendo della spaccatura nello spogliatoio, dice l'amico da casa, e dei risultati negativi? Allora, la domanda la giriamo, spaccatura nello spogliatoio lo sostiene il tifoso, un altro prima diceva non sapete che si scannavano all'interno dello spogliatoio, adesso tutti sono portatori di verità perché stanno tutti dentro lo spogliatoio e quindi ci possono dire le cose come stanno, no? E che ne pensate Luciano e Luca? Poi vengo da te Matteo per riprendere il discorso precedente. Ma è chiaro che con il senno di poi è facile dire andava esonerato prima. Io sono tra costoro che propugnavano un cambio di guida tecnica illo tempore, se non proprio dopo la debacle con l'Empoli, qualche settimana dopo, perché era evidente che qualcosa si era rotto nel meccanismo perfetto del perché non è stato esonerato o comunque mister Oddo non abbia dato le dimissioni. È stato ampiamente detto dai vertici societari che c'era un progetto che non doveva naufragare a prescindere dal risultato sportivo di questa stagione. Sì, anche Luca? Perché poi c'erano il credito guadagnato con una promozione fantastica l'anno scorso, quindi il tentativo di andare avanti con il progetto secondo me era legittimo, ti dirò di più, secondo me sarebbe stato opportuno portarlo avanti ancora. Matteo? Sì, quindi è stato sbagliato il cambio con Zeman? Sì, secondo me sì, sarò impopolare, ma credo che sarebbe stato opportuno andare avanti e ti dirò ancora di più, secondo me anche il Pescara di Oddo ieri avrebbe surclassato il Genoa, non sarebbe cambiato molto, magari no, non nella forma ma non nella sostanza. Ma su questo non sono per niente d'accordo, perché qualcuno si dimentica la partita contro l'Empoli, i 5 gol contro il Torino, quando il Pescara è sceso in campo con le mani in tasca, cioè qualsiasi partita vista il Pescara ultimamente erano partite completamente sballate, non era una squadra che non riusciva proprio a giocare, non riusciva a fare niente, quindi dire che il Pescara ha vinto perché il Genoa era una squadra cotta, a me mi sembra abbastanza superficiale dire, perché il Pescara ha preso gol veramente ridicoli, dove l'ultimo gol, non mi ricordo, che Stendardo ha lasciato campo aperto al Torino prendendo quel gol sul 4-5-0, quindi per me la vittoria è stata una vittoria importante, è stato contro un avversario che comunque è una signora squadra, perché la signora squadra ieri è stato imbarazzante. È stato, diciamo. Io credo. Allora è imbarazzante. Allora scusate, ma allora il Pescara che prende 4 gol dall'Empoli è una squadra che ne aveva fatti solo 2 fino a quel momento, una squadra che pareggia contro il Palermo
vista contro il Pescara era veramente penosa e siamo riusciti a pareggiare contro una squadra penosa, affrontare il Genoa, cioè se a me mi avessero detto oggi, ci siamo sentiti prima della partita, oggi il Pescara vince, ho detto dai, non scherzare, gli avrei risposto, e invece il Pescara è riuscito a vincere, è riuscito a vincere anche bene. Luca? Sì, ma io credo che il Pescara avrebbe stravinto anche con Oddi in panchina, non sarebbe cambiato niente, perché, ti ribadisco, dopo 4 minuti un difensore che parte 4 metri avanti a Cerri e arriva 2 metri dopo e ti permette di andare in vantaggio, credo che non dipenda da chi è in panchina, io credo che sia, può darsi che la vediamo in maniera diversa. Quindi, no, sicuramente la vedete in maniera diversa. Però io, lo possiamo rivedere, il primo gol del Pescara. Per il primo gol del Pescara, il lancio di Bruno. Burdisso credo che fosse in... Sì. Sì, cioè, però non possiamo dire che il Pescara quando il Pescara ci prende gol è colpa del Pescara, quando il Pescara segna è colpa dell'avversario, è impossibile. Sì, ho capito, però quindi non possiamo dire il Pescara prende gol, colpa dei difensori, il Pescara fa gol, colpa dei difensori avversari, cioè bisogna dire che il Pescara è stato bravo, è stato bravo a Torino, è stato però a prescindere da questo episodio, il Pescara era una squadra formata da giocatori motivati che avevano voglia, il Genoa era formato da una squadra che forse ne avevano meno motivati, così bravo, così come il Pescara ha dato l'impressione di essere meno motivato la settimana scorsa. Qui mi agitai dicendo due sono le cose: o i giocatori sono contro Oddo, stanno giocando contro Oddo, oppure c'è qualcosa di strano. Beh, vabbè, però le due ipotesi non erano vicine, perché tu, se non ricordo male, dicesti o giocano contro Oddo oppure fanno qualcosa di sporco. E sono succedendo adesso anche esserci la terza chiave, sì, che poi forse la più probabile, quella di non contro Oddo, di vabbè, non ricevere più i messaggi. Ma l'ho detto all'inizio, io oggi mi sono sentito no, con perché due ti dico allenatori, questo perché molti pensano che la squadra abbia remato contro due allenatori che stanno in Serie A, quindi chi mi conosce sa chi sono. Sgomberai purtroppo non è Massimiliano Allegri, ma ne sono altri due che stanno in Serie A, e tutti e due, ripeto, l'ho detto all'inizio, ma hanno detto Francesco tante volte, la motivazione nella mente del giocatore scatta un qualcosa che se fino al giorno prima il giocatore giocava da 6, quel giorno gioca da 8, a tutti il problema è mantenere anche ai grandi allenatori il successo. Esatto, sì, poi devi mantenere quella motivazione per settimane e settimane, accompagnata da valori tecnici e tattici. Oh, poi molti pensavano che Zeman facesse una rivoluzione in squadra, invece è stata riconfermata quasi la stessa squadra, da Bizzarri tra i pali alla coppia difensiva Stendardo Coda, con Bruno a centrocampo. L'unica novità è stato Cerri, e proprio Cerri ieri ha sorpreso un po' tutti noi, perché sì, l'avevamo visto in pochi minuti, anche se le caratteristiche di questo giocatore forse non si avvicinano al credo calcistico di ma Zeman. Comunque, però, hai visto un giocatore motivato, pure sì, lui che lottava, diverso motivati, dal giocatore che avevamo visto nei 20 minuti. Non aveva avuto la fiducia di Oddo dall'inizio, no Luciano? No, assolutamente. La mano di Zeman è percepibile in tante cose. Intanto in questa di Cerri, finalmente è un centravanti e non un falso 9. Gli altri interpreti chiaramente erano più o meno gli stessi, anche se messi in campo in modo diverso, penso a Benalì. Per quanto riguarda Cerri, e rispondo alla tua domanda, è chiaro che non è il prototipo del centravanti zemaniano, non è né il baiano della situazione. Però ha rischiato con l'unico centravanti vero che aveva, vista l'indisponibilità di Gilardino e di Bescia. E chi è il centravanti? Cerri gioca un centravanti. Ha scherzato gioca lo stesso un attaccante Cerri centrale nel post partita, dicendo il mister gioca con una vera prima punta, ero rimasto solo io, quindi ha messo me. Luca, su questo sei d'accordo, che è il giocatore che non aveva fatto parte delle idee di Oddo dall'inizio, no? Certo, ma è ovvio che Oddo ha commesso tanti errori. Non vorrei che passasse il messaggio contrario, che si capisce o si pensasse che Oddo non ha sbagliato niente. Oddo ha commesso tanti errori. Il primo, quello di avallare il mercato a luglio di questa squadra, di difendere forse a volte anche l'indifendibile. Ma è vero che il centravanti, il Pescara aveva Cerri, e ieri Zeman giustamente ha fatto giocare lui. Oh, andiamo a vedere i precedenti di Zeman con questi risultati clamorosi, perché oggi proprio il Corriere dello Sport ci ha presentato una tabella, eccola qui. Non è la prima volta che Zeman vince 5-0, perché è successo nel 92 Foggia-Verona 5-0, nel 94 Foggia-Lecce 5-0,
nel 95 Lazio-Foggia 7-1, nel 95 Lazio-Fiorentina 8-2, nel 98 Roma-Brescia 5-0, sempre nel 98 Roma-Milan 5-0 e nel 2017 Pescara-Genova 5-0. Qualcuno dirà, non avete fatto vedere però anche le sconfitte di Zeman, ma l'allenatore è questo, Zeman è questo, o piace o non piace. Ieri Pescara, oggi facciamo vedere le vittorie, no? 4-3 per il Genoa, i giornali oggi avrebbero ricordato in modo giusto tutte le debacle, tutte le rimonte subite dalle squadre di Zeman. Non l'ha subito, si parla del 5-0, ma di che vogliamo parlare? Non cosa ha detto Marco Verratti, che Zeman ha cresciuto qui a Pescara, oggi ha rilasciato una dichiarazione su Gazzetta TV. Sentiamo Marco Verratti e poi torniamo per andare in pubblicità. Senti Marco, oggi c'è stato un ritorno importante, quello di Zeman in panchina a Pescara, un 5-0 che insomma forse nessuno si aspettava, anche da questo punto di vista, visto la partita. Sì, sicuramente non me l'aspettavo. Sì, ho visto partita, ho visto gli sprazzi, la cosa che mi impressiona di più è comunque dopo 3 giorni solo di lavoro ho visto il totale che mi ricordo che facevamo noi, quindi è un mister che è riuscito a dare un'impronta solo dopo 3 giorni, e la cosa che è più importante penso che è quella di Pescara, che di ritrovare un po' di entusiasmo dopo mesi molto difficili. Sicuramente a salvezza, penso che parlare di salvezza sarebbe un'utopia, perché comunque ci sono tantissimi punti di svantaggio, però finire il campionato con onore, far divertire il pubblico, penso che sia di buon auspicio per il prossimo anno, e quando va bene poi accetti pure di farli 1000 volte gradoni, quindi spero che finisce il campionato alla grande. Allora, Zeman è stato visto da Verratti già come protagonista, dopo soli 3 giorni ha rivisto il gioco, forse un po' esagerato, però Verratti è legato. Sa come lavora Zeman, quello che dice Zeman, e giustamente dice parlare di salvezza è un'utopia, no, avvocato Masci? Beh sì, in questo momento è un'utopia, però dobbiamo anche crederci, se tutti noi dobbiamo crederci, perché no? Nessuno si sarebbe aspettato un 5-0 ieri, evidentemente nessuno si aspetta la salvezza, ma ci dobbiamo credere e ci si può provare. Zeman l'ha detto, vediamo se si fermano le altre squadre e noi ci saremo. Non abbiamo parlato di Benalì e Caprari, sì. Si sono sentiti liberi di giocare con un centravanti. C'è un posto, Andrea, per Benalì e Caprari, credo, un BCC? Una specie di genio e sregolatezza sono stati, perché in campo non sono stati particolarmente, dal punto di vista tattico, disciplinati, però hanno giocato a 360 gradi e letali in zona gol, bisogna dirlo. Bene, andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio, perché dobbiamo sentire anche Cerri Caprari e Stendardo. A tra poco. Le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico.
Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Voglio sentirmi bene. Curo sempre ogni dettaglio, anche per il mio udito, e questo nessuno lo nota. Sentire meglio? Me lo merito. Da Maico, il meglio te lo puoi permettere. Chiama per scoprire il centro più vicino. Ora 21:51 minuti, dunque stiamo dicendo tante componenti favorevoli per far sì che il Pescara sia tornato alla vittoria con questo risultato clamoroso. Prima l'avvocato Masci ci sottolineava la prestazione di Benalì e Caprare. Proprio su Facebook oggi, tra i tanti post, è uscito anche questo, perché ne sono davvero simpatici. Qui abbiamo la BCC, quindi Benalì, Cerri e Caprari, che sono stati un po' i protagonisti, no, di questo successo. Però in effetti sono stati giocatori che si sono sacrificati molto, no, nella partita di ieri. Ma soprattutto noi nelle partite precedenti vedevamo palloni persi dovunque. Questa volta non c'è stato un pallone perso. Ma ieri anche negli scambi brevi, nei lanci in profondità, non c'è stato un pallone perso. Andiamo a sentire proprio tre protagonisti della partita, Cerri, Caprari e Stendardo, piccole sintesi delle loro dichiarazioni. Sicuramente il cambiamento del mister ci ha dato una scossa interiormente, ma dobbiamo comunque, secondo me è doveroso ringraziare comunque il mister Oddo che insomma ci ha portato in Serie A e comunque è stato bravo. Però facci poi capire questi 2-3 giorni. No, sono stati 2 giorni, il mister ha potuto far poco, ci ha solo detto di mettere in campo tanta voglia, di dimostrare il nostro potenziale e di fare il massimo. E ci siamo riusciti. È stato più un fattore di test, ecco, perché come hai detto tu hai lavorato solo 2 giorni, quindi non è dato grandissimo impronte, ecco. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto, quello che potevamo fare, siamo riusciti a portare a casa un grande risultato. Fa piacere che è tornato lui, mi dispiace per Oddo, perché comunque anche lui mi ha dato tanto, ecco. E adesso dobbiamo pensare a queste ultime partite, come ho già detto prima, perché tutto può succedere. Ma è cambiato che, come dicevo prima, quando arriva un allenatore nuovo, un allenatore poi come Zeman, che conosciamo tutti il suo passato, il suo modo di giocare, è cambiato in noi, ci sono stati degli stimoli che ogni allenatore quando arriva cerca di dare a una squadra che era ed è tuttora in difficoltà, perché non illudiamoci di aver vinto una partita e di aver risolto tutti i problemi. Dobbiamo cercare di dare continuità a questo tipo di prestazioni e credo che con l'arrivo del nuovo allenatore i metodi nuovi, la metodologia di lavoro nuova sicuramente possa darci dei risultati positivi, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni, perché poi il risultato può essere casuale, le prestazioni no. Eravamo abbastanza liberi di testa, il mister ci ha detto di giocare come sappiamo, perché comunque potevamo giocarcela con una squadra come il Genoa, che secondo me è una buona squadra, e quindi siamo andati in campo liberi di mente, abbastanza fiduciosi delle nostre qualità e forse anche con un pizzico di fortuna siamo riusciti a fare, secondo me, un risultato importante, una partita importante.
Ecco, è stato molto onesto Caprari, intanto che dice mi dispiace tanto per Oddo, soprattutto Caprari è stato il giocatore che ha ricevuto di più da Oddo, soprattutto nella passata stagione. Poi Stendardo in pratica evidenzia il discorso che abbiamo fatto finora, stimoli nuovi, anche se non dobbiamo illuderci perché ieri eravamo liberi di testa, forse da adesso in poi si chiede qualcosa in più, cioè la continuità dopo lo sblocco iniziale, Enrico, no, Tomasci? Però anche Enrico, tattica... Sì, Andrea. Guarda, una curiosità che cogliamo con questo messaggio, perché Corriere dello Sport probabilmente ha dimenticato un Padova-Pescara 0-6 proprio sì, dell'anno della promozione di Zeman. È vero, però quelli erano i precedenti in Serie A. In Serie A. Ah, in Serie A, quindi ok. Questo è un risultato che ricordiamo bene, Padova-Pescara 0-6. Anche tatticamente, la difesa Stendardo e Coda erano sempre schiacciati in difesa, questa volta sono stati molto più avanti, nel senso sicuramente non sono stati schiacciati sul portiere, no, quindi anche tatticamente qualcosa è cambiato, bisogna ecco, riconoscere. Quando si dice adesso il lavoro di Zeman inizia anche a livello tattico, cosa vi aspettate, Luciano? Ci aspettiamo di vedere un'impronta ben più delineata rispetto a quella che abbiamo ovviamente potuto vedere ieri, che Benalì si prenda meno licenze rispetto a quelle che ha preso ieri nell'interpretare il ruolo di esterno, che comunque a mio parere, per come vedo io il calcio, ha fatto molto molto bene, e chiaramente vedere un calcio diverso contro un avversario diverso, perché secondo me il Chievo sarà un vero banco di prova, è la tipica squadra che gioca sull'avversario, anche se gioca tra le mura amiche, però gioca sull'avversario per sporcare le manovre dell'avversario e quant'altro, e quindi là si potrà vedere realmente quanto in 10 giorni di lavoro e non più 2 avrà potuto incidere il tecnico Boeing. Matteo, tu cosa ti aspetti invece a livello tattico? Nuove idee, nuove variazioni, mentre Andrea Costantini si sta divertendo nel farci vedere come si sono divertiti i tifosi nel mondo social. Io credo che adesso cominceranno delle partite molto difficili per il Pescara, a parte per l'avversario, come dice giustamente Luciano. Ricordiamo due trasferte, Chievo e poi di sabato a esatto, Genova con la Sampdoria. Però se è vero, così come ha detto Zeman, comincia la sua preparazione atletica, la squadra sarà molto bloccata con le gambe, avrà molte difficoltà, cioè quindi si lavorerà molto più sulla forma fisica che sulla tattica. Quindi i giocatori saranno molto imballati, ad esempio con Chievo e poi a Genova con la Sampdoria, per poi arrivare in primavera e cominciare a correre come sanno. Poi ovviamente abbiamo un altro problema, che molti giocatori hanno una certa età e quindi faranno molta difficoltà a seguire questi, però i mille e i gradoni si faranno, ma dillo a Stendardo a fare Montari per adesso i gradoni Montari. Cioè quindi ci saranno comunque le difficoltà, adesso non è che col 5-0 ci siamo dimenticati tutto, le difficoltà ci saranno e saranno anche magari più accentuate sotto certi punti di vista, però a Zeman che cosa gli chiediamo? Gli chiediamo di salvare la faccia nel proseguire il campionato, perché salvarsi è molto difficile, e poi gettare le basi già da subito per il prossimo campionato di Serie B. Era quello che si chiedeva dunque dopo il cambio di allenatore, non il calvario fino all'ultima giornata di campionato, ma trovare qualche sorriso e soprattutto costruire il futuro. Però tra i tifosi ovviamente la speranza della salvezza si riaccende, e proprio su questo argomento ieri su Sky, mi sembra Andrea Costantini, c'era una proiezione di punti riguardo all'Empoli. Andrea, ce lo vuoi spiegare? Sì, allora praticamente 0.88 è la media punti finora condotta dall'Empoli, 0.38 invece è la media punti del Pescara al netto della partita di ieri, quindi è la media di Oddo. Se l'Empoli dovesse mantenere fino alla fine del campionato la media punti di 0.88, il Pescara da qui in poi dovrebbe avere un ritmo da 1.79 a partita.
partita, quindi in sostanza il Pescara dovrebbe guadagnare un punto a giornata nei confronti dell'Empoli. Ripetiamo, se l'Empoli dovesse mantenere la media di 0.88 fino alla fine del campionato, il quindi Pescara Andrea, deve fare... questa proiezione porterebbe la salvezza, se non ho capito male, sui 33-34 punti. Siamo sui 33-34. Bene, ricordiamo che l'Empoli la prossima partita giocherà contro la Juventus e probabilmente perderà, mentre il Pescara ha la possibilità di sperare di guadagnare qualche diciamo punticino. Che l'Empoli perderà con la Juventus, esatto. Punto. Sì. Probabilmente, virgola, speranzosamente, virgola, ottimisticamente, virgola, il Pescara potrebbe fare il risultato. Dimmi Luca. Sai perché io credo che è un sogno, ma non poi così lontano il fatto che il Pescara possa rientrare in corsa per la salvezza? Perché si è creata da un paio di mesi a questa parte, se non di più, la convinzione in tutte le altre compagini che partecipano al campionato di Serie A che il campionato sia finito. Quindi squadre come il Genoa stesso, il Bologna, il Cagliari, mentalmente potrebbe aver staccato la spina e ritrovare in questa fase finale della stagione gli stimoli per ricominciare a correre potrebbe creargli qualche problema. Siete d'accordo? Però Palermo Beh, se Pescara, ci credono Palermo e Crotone, è giusto che ci creda anche il Pescara, perché la vogliamo rivedere questa classifica con 12 punti. Se ha un punto dal Crotone, il Genoa poi ha venduto tutti. Il Genoa però ha 3 punti in più dell'Empoli. Quindi sono lì. Eccola qui, Pescara 12, Crotone 13, Palermo 14, Empoli 22. Siamo onesti, parlare oggi salvezza. No, esatto, non illudiamo nessuno. Esatto. Perché oggi altrimenti... si parla di una squadra che dopo la partita di ieri, se sarà capace di dare il grande risveglio di ieri, dargli continuità nelle prossime partite, magari da qui alle prossime 5-6 rileggi la classifica e vedrai dove, ma comunque hai ridato, come posso dire, ossigeno a uno che era morto, a un moribondo. Ecco, Andrea, a tal proposito, stacchiamo la macchina che lo tiene in vita. Ecco. Oggi ancora non è per gli scommettitori, è cambiato qualcosa in giornata? Sì, è vero Enrico, perché la SNAI dà la quota salvezza del Pescara a 11, quindi da quest'oggi sostanzialmente è possibile scommettere con una quota che viene specificata. La salvezza del Pescara è quotata a 11? Esatto, che è una quota alta ma non altissima, veramente nel senso molto che... bassa, perché io sapevo che fino a qualche settimana c'era addirittura la quota 28, Luca correggi. Sì. E infatti quella che veniva reputata una mission impossible ora non è più così impossible evidentemente per gli scommettitori, e questo appunto è dovuto al cosiddetto effetto Zeman, cioè gli scommettitori stanno dando credito alla mission impossible di Zeman. Come leggete questa previsione? Perché poi i bookmakers non buttano le cifre così, non è che danno numeri. Evidentemente è proprio la speranza legata ad un cambio di rotta che si presume Zeman possa dare, cioè le scommesse si fanno sulle sensazioni. Oggi c'è la sensazione che il Pescara con Zeman possa segnare un percorso nuovo, noi ce lo auguriamo. È chiaro che 11 non è altissima come quota. Beh, conviene andarsela a giocare a questo punto. Guarda, noi siamo a 11 punti dall'Empoli, perché con 10 più lo scontro diretto, certo. Dovremmo fare 5 gol. E l'Empoli è a 11 punti dalla salvezza, quindi noi dobbiamo fare praticamente il doppio dei punti dell'Empoli, cosa che è poco difficile, un punto ma difficile, ma perché stiamo facendo questi discorsi? Ma perché le difficoltà arriveranno con la preparazione. Perché ieri hai vinto 5-0, mo al di là del fatto del risultato, questa squadra che veniva denigrata, che si è svegliata, no, ieri avuto... ha degli elementi, quindi anche superiori all'Empoli, perché poi alla fine vengono fuori i valori delle squadre. Abbiamo sempre detto prima che il Pescara come ossatura non era inferiore a Palermo e Crotone, ma è superiore o inferiore all'Empoli. Francesco. Ecco, e a proposito Enrico, da casa ci chiedono se Cerri può essere il nuovo Immobile. Ecco qui il messaggio: Cerri può essere il nuovo Immobile, anche perché è stato schierato a sorpresa, un po' come fu per Immobile in quella famosa prima di campionato a Verona. Rispondiamo a questo telespettatore.
magari, ossia ieri Cerri ha fatto delle cose che non gli avevamo visto fare. Qual è stata l'ultima volta che è entrato in campo per un quarto d'ora, 20 minuti, macchinoso nei movimenti, pesante come si suol dire? Ieri sembrava un altro giocatore, quindi torniamo sempre al suo discorso, la testa fa molto, magari migliorerà la squadra sul piano atletico, migliorerà anche con qualche schema, perché non credo che Zeman adesso chiederà a questa squadra quello che di solito lui chiede quando la prende il mese di luglio, perché altrimenti è capace che... Pennese, stasera sei al centro dell'attenzione. Stavo guardando l'orologio perché sono le 10:05, ci hanno messo un'ora e qualcosa per arrivare a questo messaggio, me l'aspettavo ben prima. Veramente non hai letto gli altri che sono arrivati prima? No, intanto c'era... questo è proprio anti... Pennese, anti-juventino. Pennese, anti... vogliamo... No, anti-Zemagnano perché sono juventino. Anti-Zemagnano perché è juventino. È vera questa cosa che il popolo juventino, a prescindere, critica Zeman? No, è Zeman che a prescindere critica la Juventus, quindi credo che sia difficile. Non solo lui. Molti, ma perché l'Italia è divisa a metà, ci sono gli juventini e gli anti-juventini, quindi... Ma Luciano Rapa ci interessa che dopo poco, il Pescara ha simpatia per la Juventus, però ha simpatia anche per Zeman. Sì, infatti. Quindi se è un caso... Sono atipico, non sono zemaniano, però non... Che non poi Zeman è juventino, questo è il bello, no? Appunto, non tutti i tifosi juventini sono obiettivi, uguali, per fortuna. Carlo Masci? Ma io sono milanista, quindi sicuramente no, su questa non sono anti-zemaniano. Gli juventini non vedono di buon grado Zeman. Vabbè, questa è una storia vecchia oramai, trita e ritrita, ogni volta ripresentata. Evidentemente, dobbiamo. Credo che sia più Zeman che non vede la Juventus. Dobbiamo parlare di Giuseppe Pavone, il direttore del Pescara, che per molti era rimasto in disparte per lunghi tratti, invece è stato il grande manovratore di questa situazione. Per tanto tempo Pavone ha pressato per riportare Zeman a Pescara, è anche un successo suo, se vogliamo, o no? Sì, Luca Pennesi si è guadagnato il contratto anche per l'anno prossimo, credo che non l'abbia fatto per Deo Gracias, l'abbia fatto con l'obiettivo poi di vedersi prolungato anche il suo rapporto di lavoro per la prossima stagione. Beh, credo che credo sembra che uno pensa solo a se stesso e quindi riporto Zeman perché conviene a me. Io comunque credo che Pavone crede in Zeman e quindi di conseguenza a pensare male ti fa peccato, ma abbia insistito molto, ma è stato determinante, come possiamo dire, l'intuizione, la grande idea del presidente Sebastiani nel richiamare Zeman. Tra l'altro un amico carissimo di Pescara, un messaggio: è tornato Zeman e non finisce qui, puntini sospensione. Mi mandava senso? Non lo so che intendeva. E non finisce qui. Io ieri dopo la vittoria gli ho detto: hai ragione, e non finisce qui. Nel senso che Matteo? L'impressione è che Sebastiani abbia messo anche da parte la sua intenzione di vendere il Pescara, perché se ha fatto un contratto di 2 anni con Zeman, evidentemente vuole riprovare l'avventura con lui. A tal proposito, lo ha dichiarato. Una dichiarazione del presidente in giornata. Sì, sì, Radio Rai, sì, sì. Nella trasmissione del Andrea, lunedì. Hai notizie tu di Sebastiani? Si è fatto qualche dichiarazione? Non ti sentiamo. Possiamo anche vedere in sovrimpressione, sì, ci sono dei passaggi importanti da parte del presidente Sebastiani, che intanto torna sul rendimento della squadra e dice: non è che adesso il mister, inteso come Zeman, è arrivato in un giorno e ha cambiato chissà che cosa. Sì, lo ha detto a Radio 24, forse qualcosa nella testa dei giocatori, che si sono un pochettino liberati da quel blocco che avevano. E poi ancora aggiunge: ringrazio Massimo. Possiamo far scorrere o resta così la notizia? Sì, possiamo farla scorrere, anzi ringrazio Massimo Oddo per il lavoro che ha fatto e gli auguro veramente tutto il bene per il futuro, perché secondo me ha stoffa e farà bene. Poi è tornato anche sulle vicende societarie: siccome Pescara purtroppo è una piazza di quelle che dimentica presto, ho sempre detto che se c'è qualcuno meglio di Sebastiani io sono disponibile, è chiaro che non mi faccio intimorire, non mi faccio cacciare da nessuno. Questo ha detto Sebastiani, intervenuto a tutti i convocati su Radio 24. Quindi le porte sono sempre aperte, mi sembra di capire. Sì, la
situazione non sia mutata rispetto alla settimana fa. Cioè, l'avvocato dice questo perché probabilmente l'impegno con Zeman... A me sembra che la lettura sia anche quella che l'impegno con Zeman porta Sebastiani a dire... Perché Zeman ha chiesto se lui restare in società. Non credo che Zeman non glielo abbia chiesto. Si va avanti con Sebastiani anche perché a comandare uno solo. O c'hai gli amici che, come quelli che ci sono a fianco di Sebastiani, ma comanda uno solo, ma quando si dice le porte aperte, da sempre lo sento dire, sì, le porte aperte, arriva uno, mette i soldi e poi dice, beh, quando devo mettere? Tanto. E mo chi decide? Io mi ho messo tanto. Chi decide? Continua a decidere il presidente. Ed è, secondo me, è giusto che continua a decidere una sola persona. Ma ecco perché quando si dice le porte sono aperte, poi però nessuno entra. Però a meno non che mi hai risposto non sono degli sul amici. Pavone. Che non me ne sono accorto che mi hai fatto una domanda. No, no, stavo Pavone. Parlando di Pavone e sei rimasto in disparte tu. Ah, no, ti ho detto, ti ho detto che Pavone sicuramente ha inciso molto, magari nel far capire a Sebastiani che era meglio riprendere Oddo, gli avrà dato tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Però poi la decisione l'ha presa Sebastiani e credo che sia un'intuizione felicissima, ma non perché si è vinto 5-0. Perché tra l'altro con Zeman magari avremmo potuto perdere pure ieri e in altri 10 partite, però cominciavi a gettare le basi per la prossima stagione, stava già qui, sapeva già che fare. C'è questo messaggio che riguarda proprio Peppino Pavone, ma perché nessuno ha contestato Peppino Pavone? Forse perché non ha fatto mai cadere il barattolo di Nutella? Saluti dai pescaresi alluvionati. Chi vuole rispondere? Matteo? È una saluto di alcuni amici del gruppo i pescaresi alluvionati che è nata dopo la trasferta di Novara. No, a parte... Però ce lo spieghi questo messaggio. No, è una battuta nostra. No, perché la Nutella cosa c'entra? No, è lunga da spiegare. Vabbè, in sintesi... In sintesi, guarda, meglio di no, guarda. Poi è lunga. Adesso non ci puoi lasciare così. No, allora praticamente su un po' la presunzione si giocava di così... Chi? Ma lasciamo perdere. Vabbè, ma stiamo parlando di calcio, non è che... No, niente di scandalo. Stiamo parlando di calcio. Santo Dio, è un anno che si parla della presunzione di Oddo. Credo che si riferissero a Oddo. Non sono d'accordo, però diciamo. Sono quelle frasi dette in camera caritatis che è meglio non... Vabbè, ditele agli amici che non sappiamo chi sono. Quindi cosa dice? Si ironizzava sul fatto che magari... poteva fare uno scherzo Pavone con la Nutella e qualcuno a posto di prendersela con lui perché se la prendevano con gli altri perché Pavone non è stato mai contestato, mai nessuno gli ha detto niente sul suo operato, quindi tutto qua. Poi ci abbiamo ricamato abbastanza dietro, però... Vabbè, invece sulla regia dell'ultima operazione? Ma guarda che dell'amicizia Pavone-Zeman è nota a tutti, quindi il primo allenatore che magari si poteva prendere, che si poteva decidere, la scelta è ricaduta su di lui. Si sapeva che tra Sebastiani e Zeman c'erano delle frizioni, poi magari lui è stato quel perno per mediare nelle varie situazioni. Poi, ma nel calcio anche, si dimentica anche, tutto in fretta, che Scibilia e Galeone quante volte hanno litigato e quante volte sono tornati insieme. Però Zeman ha voluto comunque le conferme sullo stato della società, che Sebastiani era intenzionato a vendere ad un reale acquirente, questo si dice da tempo, solo che con le ultime vicissitudini ovviamente si è un po' accesa questa cosa, però credo che per quanto riguarda la società rimanga Sebastiani in sella alla presidenza. Ma la mossa è stata... Luca, vuoi aggiungere qualcosa su Pavone, sui direttori? Ma io ribadisco, Pavone l'ho visto molto poco negli ultimi anni e la sua non so quanto abbia inciso. Pavone si vede sempre poco perché lavora dietro le quinte. Già gli effetti, il suo lavoro è quello. Mi auguro che conoscendo bene, sono un po' scettico, ma che conoscendo bene Oddo siano pronti a programmare il prossimo anno. E conoscendo bene Zeman siano pronti a programmare insieme il prossimo anno. Non ho capito, scusa. No, credo che spero che in questi mesi stia programmando insieme. Beh, a Zeman il prossimo anno, sicuro, credo che gli effetti siano positivi per il futuro. Spero che siano positivi per il futuro. La scelta di Zeman è proiettato soprattutto al prossimo. Ti confermo che il contratto che scaderà a giugno sarà rinnovato anche per il presente, perché torniamo indietro per favore a sabato, a venerdì e a giovedì.
Bagno di folla, appoggio degli Olivo, squadra so, ultima in classifica. Mi chiedo una cosa, Pavone, si è riacceso un minimo di interesse, non di posso chiedere, perdone, perché Pavone, che è una persona che capisce di calcio, nel calcio sì, da 60 anni, non è stato vicino a Oddo in questi 6 mesi? Non è stato vicino a Oddo? Non è stato, io mi hanno detto, io non c'ero, che era a bordo campo a vedere l'allenamento di Zeman, la prima, la seconda, la terza seduta, e con Oddo non credo. Cioè, vuoi dire che no, mi chiedo lo perché ha penalizzato, oppure con Zeman, non capisco, sai che c'è un rapporto, non capisco perché magari gli altri allenatori non gli ha dato un supporto anche in questi mesi a Oddo, perché comunque il compito di un direttore sportivo di grande esperienza è quello di prendere i giocatori, scegliere i giocatori, magari però anche dare un consiglio ad un tecnico giovane. Già, vuoi andare in supporto di Luca? No, voglio andare contro Luca in questa circostanza, nel senso che c'è cosa che faceva Repetto fino a quando è stato in questa società. Repetto con Oddo aveva un rapporto molto stretto, magari se c'era da fargli notare qualcosa aveva la capacità e la voglia di farlo. Credo Peppino però che Pavone aveva compiti diversi, forse era più Leone che era esattamente quello situazione. Che volevo dire Luciano, esattamente quello che volevo però dire, magari Leone era quasi coetaneo, non aveva questa capacità di o questa esperienza per vedere altre cose, però andrà al di là di quello che si vedeva. Però bisogna anche vedere la controparte, se aveva come dire piacere nell'avere una figura del genere come quella di Pavone. Poi Pavone, da quando è arrivato, ha sempre vissuto, diciamo, in altalena rispetto all'omologo che aveva in società, Repetto prima e Leone poi. Pavone arrivò proprio per portare Zeman, cioè storia, quando poi invece arrivò Marino, e adesso è stato il grande tessitore dell'operazione. Allora, intanto oggi sono stati resi noti i prezzi per la trasferta di sabato a Verona contro il Chievo. Curva sud a 10 euro, ridotti 6 euro, obbligatorio ovviamente la tessera del tifoso con l'opzione porta un amico, la vendita fino alle ore 19 di sabato. Pubblicità prima dell'ultimo quarto d'ora, a tra poco. Mi è piaciuto. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo in via De Gasperi 45 e a Montesilvano in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Voglio sentirmi bene. Curo sempre ogni dettaglio, anche per il mio udito, e questo nessuno lo nota. Sentire meglio? Me lo merito. Da Maico il meglio te lo puoi permettere. Chiama per scoprire il centro più vicino. Ore 22:21 minuti, insomma una giornata di festa ieri per Pescara, un bel pubblico, mancava il cuore della curva nord. Vogliamo toccare anche questo tasto, i tifosi sono stati coerenti, se vogliamo, con il comunicato fatto in settimana. È opportuno ovviamente che si ricompatti anche questo rapporto con gli ultra, col club Rangers. Luciano, lo chiedo un po' a tutti. Beh, chiaramente Enrico, quando una piazza è tutta unita la cosa non può che giovare ad una squadra, però come sai la tifoseria organizzata ha una mentalità propria, insindacabile, coerentemente ha scelto legittimamente di portare avanti la propria tesi, la propria contestazione, e io per quanto mi riguarda non commento da questo punto di vista. Ecco, però per un traguardo, se vogliamo, impossibile, ma nel tentativo di provarci si ha bisogno di tutti, soprattutto questi tifosi che sono stati vicini alla squadra in tantissime occasioni, farebbero fare anche un salto di qualità a livello di calore, perché si sentiva la mancanza di aria, anche se il resto del pubblico si è scaldato, si è riscaldato, però... Beh, senza la tifoseria organizzata si sente che quasi non si sente una partita di calcio. Per esempio, mi ricordo benissimo quando c'è stata la partita contro la Lazio, dove c'erano i tifosi della Lazio da una parte e i tifosi del Pescara dall'altra, si riviveva quel calore di qualche anno fa. E la tifoseria è un elemento fondamentale, certo, come dice Luciano giustamente, hanno una loro mentalità, però che cosa loro hanno chiesto a questa squadra? Di giocare partita per partita, di uscire con la maglia sudata, di avere quella grinta e quella forza e di cercare di battere l'avversario. Poi se l'avversario è più forte di te è normale che perdi, però quantomeno cercare di dare una scossa e non perdere la faccia. Certo è che se dovesse riuscire un Pescara ad incanalare una serie di vittorie dopo l'altra, o comunque cercare di rifare quelle prestazioni che noi ci auguriamo che il Pescara ritorni a fare, come per esempio quelle prime di campionato, non è detto che la tifoseria organizzata non torni in curva. Allora, ribadiamo che ogni scelta deve essere rispettata, però credo che poi loro siano i primi a soffrire nel non andare allo stadio, non essere nel loro tempio calcistico, però certo non devono essere convinti, devono essere loro proiettati su questo pensiero, no, avvocato? Ma certo, vedere quella curva vuota, insomma, è stato triste, ma poi si è vista anche la curva vuota del Genoa, perché a un certo punto, a metà partita, anche la tifoseria, così come hanno fatto i nostri tifosi via, come nell'ultima hanno fatto trasferta i nostri tifosi di Torino, in un'altra trasferta. Quindi veramente questo distacco delle tifoserie dal calcio è triste in generale. Poi per una tifoseria come quella del Pescara, che ha seguito dovunque la squadra in maniera entusiasta, è ancora più triste. Io mi auguro che loro hanno detto che in trasferta verranno, ci saranno, che si riescano sempre a superare queste incomprensioni, e soprattutto che il gioco di Zeman, che sicuramente è un gioco che poi porta la squadra a bagnare le maglie, e riporti il tifo allo Francesco stadio, perché ce n'è bisogno. Hai ricordato tu, lo stavo per fare, ossia questi però fuori casa hanno detto che seguiranno la squadra, non sono mai mancati, hanno preso questa decisione, la si deve accettare, perché non è che li puoi andare a chiamare, a prendere uno a uno a casa e li porti allo stadio.
Certo, chi dice che se ami la tua squadra non la devi mai abbandonare, chi dice questo secondo me ha ragione, però come diceva Luciano e come dicono tanti, poi questi la pensano in un modo diverso e va rispettato, così come poi loro però dovrebbero rispettare le idee degli altri quando le idee degli altri non collimano con le idee delle curve. Luca? Beh, io credo che i tifosi meritino comunque rispetto, quindi la scelta, discutibile o meno, va accettata. C'è il rammarico perché poi la decisione di allontanarsi è nata da una serie di prestazioni indecorose al di là delle sconfitte, perché vedere il Pescara uscire non solo sconfitto ma umiliato fa male, quindi meglio evitare quei dolori e stare a casa. Vedremo cosa succederà. Allora si riparte da queste due trasferte, domenica Verona contro il Chievo e poi a Genova contro la Sampdoria, due avversarie completamente diverse, no? Cosa vi aspettate, Luciano? Mi aspetto sicuramente due trasferte molto difficili, credo che però la prima per una serie di fattori sia più complicata della seconda, intanto perché la Sampdoria è una squadra che comunque gioca e lascia anche giocare, in secondo luogo perché, come dicevo anche poc'anzi, il Chievo invece tutt'altro tipo di squadra, una squadra che gioca sull'avversario, che sporca le trame di gioco altrui, che si sa piegare, ecco, scusami, modellare. Luciano, perché sta arrivando un messaggio che mi sottolineano: perché quando si parla della tifoseria organizzata nessuno si sporca le mani? Intanto ognuno può interpretarlo in maniera diversa questo messaggio, non so cosa voleva dire il tifoso, se dobbiamo essere noi a dire cosa devono fare i tifosi non ci azzardiamo, perché la libera scelta, no, oggi è quella di decidere di testa propria, no? Ripeto, noi rispettiamo quello che certo, i tifosi hanno deciso le mani di fare. Potrebbe sembrare aver timore, i tifosi dovrebbero un giudizio, ricordarsi, no? Poi però di rispettare gli altri quando, ripeto, le idee degli altri non collimano con le idee dei tifosi. Poi chi vuol capire, capisce. Luciano. Sulla partita. Anche perché il Chievo difficilmente stecca due partite di fila in casa, quindi la vedo più dura rispetto a quella successiva. Chiaro è che che qualora si facesse un risultato pieno a Verona e la Juve desse una mano al Pescara battendo l'Empoli, la fiammella verrebbe alimentata un po' di più. Chissà cosa starà pensando Maran. Posso del Chievo, tornare sul discorso dei tifosi? Sì. Perché ma il calcio è questo, cioè il calcio è folklore, il calcio è passione. Nel calcio ci sono anche queste manifestazioni, cioè il dissenso civile, dissenso civile che si manifesta in questo modo, bisogna accettarlo. Io credo che una squadra come quella che adesso è stata messa in campo e che ha fatto in qualche modo intravedere un gioco diverso, riporterà i tifosi allo stadio e speriamo che possano servire da volano per raggiungere l'obiettivo che tutti auspichiamo. Matteo, tornando al calcio giocato, dicevo, chissà cosa starà pensando Maran del Chievo, che Pescara arriverà qui al Bentegodi. Sicuramente avrà qualche grattacapo in più, perché il Pescara visto fino a qualche tempo fa magari poteva fare gioco a lui. E in questo caso però, mi ripeto, sarà molto difficile come partita, anche perché i carichi di lavoro saranno molto duri. Quindi la squadra ne risentirà parecchio, e il momento in cui magari dovesse andare, mi auguro di no, in svantaggio, sarebbe molto dura recuperare. Però non è mai detto l'ultima, perché comunque il Chievo, prima è stato detto che il Genoa giocava contro l'allenatore, se vogliamo utilizzare questa teoria, il Chievo oramai è salvo, quindi non ha più interesse a fare quel campionato che vuole fare, cioè, perché tanto oramai si è salvato. Insomma, siamo all'ultimo giro, si è ottenuto quello che cercavamo, il proseguo del campionato non doveva essere un calvario, e l'arrivo di Zeman sotto questo aspetto non lo sarà, perché Zeman sicuramente farà parlare di sé nel bene, nel male, farà parlare di sé. Poi se dovessero arrivare anche risultati clamorosi sarà un di più. Quando meno abbiamo rotto questo tabù della vittoria e finalmente l'abbiamo archiviato.
chiedevamo dignità al finale della stagione, chiedevamo soprattutto di costruire gradatamente il futuro. Luca, sotto questo aspetto, sì, è bellissimo. Diciamo che non che è stata salvata la stagione, perché una retrocessione è stata... che ci può stare nel mondo del calcio, però ci sono modi e modi di perdere sul campo e di, anche di retrocedere, no? Sì, sicuramente sì, è stato dato un significato a queste, speriamo che sia stato dato un significato a queste ultime 13 giornate. Io direi che magari, visto che sarà lui l'allenatore anche l'anno prossimo, avrà modo magari di vedere da vicino qualche giovane, qualche ragazzo che è in primavera, visto che lui li ama, li adora. Magari mi vengono in mente un paio di nomi, dell'Icarri e del Sole, che potrebbero dare un contributo in questi 4 mesi, per poi vedere quello che succede. Di questi temi però ci occuperemo più avanti, perché oggi tutti quanti, Enrico, pensiamo, sì, su tutto mercato web, sì, poco fa è stata postata questa notizia, da domani prova il centrocampista Conde per il Pescara, è un ragazzo classe 98 argentino, si tratta di una mezzala sinistra che verrà inizialmente aggregata alla Primavera, qualora dovesse superare il periodo di prova verrà poi presentata un'offerta all'Istituto de Cordoba in modo da acquistarlo definitivamente e aggregarlo al gruppo della prima squadra a partire dalla prossima estate. Bene, allora chiedo anche agli altri amici, Luciano, insomma, un po' di interesse in più c'è, cioè, intorno al Pescara, oltre all'entusiasmo ritrovato? Assolutamente sì, finalmente direi, questa squadra non valeva 6 punti in 24 partite, ne valeva qualcuno di più, certamente non 20, adesso vedremo quanti ne farà da qui alla fine, certo è che a mio parere delle restanti 13, tra 6 o 7 partite magari si può iniziare veramente a pensare al domani e magari accantonare coloro che non faranno parte della squadra del domani, penso al Verre e al Caprari, per realmente sperimentare e cercare di costruire un qualcosa. Matteo? Sì, ecco, cosa chiede a questo finale di stagione, finale di 13 partite? Ma io chiedo semplicemente di continuare così come è stato fatto con il Genoa, ricreare l'entusiasmo, riavvicinare la tifoseria alla squadra, finalmente andare a vedere una partita di calcio e non andare a vedere purtroppo delle brutte figure. E questo secondo me non neanche era merito di Oddo, di questa situazione, perché Oddo per me poteva rimanere fino alla fine del campionato per poi ricominciare il prossimo anno. Quindi questo, il Pescara ha puntato su un allenatore che a me piace. Difficile dire quello che ci porterà il prossimo anno, perché adesso voi sto sentendo magari torniamo subito in Serie A, sarà un campionato della Serie B anche molto difficile. Anche questo avremo modo di parlarne in altre trasmissioni, godiamoci il momento. Beh, forse sicuramente, anche perché vincere contro Preziosi, che si era permesso di fare quelle dichiarazioni a mezzo stampa che il Pescara non aveva mai vinto una partita di Serie A, noi siamo riusciti a vincere contando di 5 gol all'archivio, quindi per me è una soddisfazione anche doppia. Godiamoci questo lunedì, no, avvocato? Stavo dicendo, non lo abbiamo detto, Mandorlini era già allenatore del Genova da venerdì, perché aveva rescisso il contratto che aveva col Verona, quindi già si sapeva che avrebbe sostituito l'allenatore del Genova. Anche da qualche giorno prima si parlava anche di Pescara, di Mandorlini, qualche voce era sorta. Qualcuno l'aveva vista a Piazza Salotto. Sì. Al di là della vittoria non sarebbe stata la stessa cosa un arrivo, no, di Mandorlini. Assolutamente no, noi godiamoci il momento. Abbiamo un allenatore che ci ha fatto sognare e speriamo che torni a farci sognare. Siamo tornati sulle prime pagine dei giornali, perché questo è successo in positivo. Abbiamo vinto una partita 5-0, non era mai successo. Finalmente si riparla di Pescara in termini positivi. Non era mai successo, e meno male che si parla di Pescara in termini positivi, purtroppo visto anche quello che è successo. Non abbiamo parlato di un'altra persona, Memusciai, che è stato bravissimo, nonostante quello che gli è successo, ha dimostrato di avere veramente un legame forte con questa squadra e un grande cuore, bisogna dire. E sulla sua serietà professionale non si discute. Francesco, in sintesi... In sintesi, bene così, perché si diceva come ci arriviamo alla fine di maggio, 3 mesi e più di campionato. E per chi già, come te, come me, ha sempre evidenziato il valore di un tecnico come Oddo, credo che sia contento per un tecnico
dissi che era giusto la, un tecnico veramente Sebastiani, diverso dagli altri, esatto, l'aveva confermato Oddo. E poi una volta che il presidente prende le sue decisioni, la scelta di Zeman, ossia il ritorno di Zeman, ha riportato una ventata di entusiasmo già prima di questa vittoria. Ripeto, Mandorlini, De Canio, Rossi, Reia, tutti bravi, ma nessuno avrebbe creato lo stesso interesse che ha creato il ritorno di Zeman. Scusa, e già questo è un successo. Scusa se ti interrompo, io pensavo di trovare sinceramente uno stadio vuoto, perché dopo la partita contro il Torino non pensavo di vedere uno stadio così gremito, invece abbiamo visto comunque tutta... E poi la partita ha fatto il resto. Tutti distinti, completamente pieni. Vi ringrazio per essere stati qui con noi anche in questo lunedì, ringrazio Andrea Costantini, tra poco... 0-0 Enrico, posticipo di Serie B tra Verona e Spal, 0-0 finale. Dopo aver salutato Luca Pennese, Luciano Rapa, Matteo Marcheggiani, l'avvocato Masci e Francesco Di Francesco, questa sera cerchiamo di chiudere ancora con un sorriso, perché vi proponiamo una clip con il famoso trio Gli Autogol. In questi giorni stanno facendo satira, parodie su Zeman e nel mondo social si sono divertiti così sul nuovo tecnico del Pescara. Grazie per averci scelto. Zeman, sono passati quasi 5 anni ma due cose non sono cambiate. Con Zeman il Pescara vince e regala spettacolo. E la Juve che mi sta sui coglioni, quella non è cambiata. 5 anni, anzi... se possibile aumentate. Lei ieri ha detto i tifosi si chiamano così perché devono tifare. Oggi effettivamente quelli che non sono venuti allo stadio si sono persi un gran bello spettacolo. Ma più che tifosi direi scommettitori, che hanno preso d'assalto tutte le tabaccherie di Pescara giocando over dopo mio arrivo, e subito dopo, prima giornata, hanno già preso la schedina. Contento per loro, ma anche per fantallenatori che avevano Caprari, che con Oddo non segnava neanche a porta libera, invece come ha fatto doppietta. Caprari, capocannoniere. Studio. Come li ha trovati fisicamente? Ma di merda, non stavano in piedi, non so cosa ha fatto Oddo in questi mesi, probabilmente li portava a mare in cerca di figa. Sì, pensa che qualcuno possa sognare la salvezza dopo questo esordio così clamoroso? Il mio sogno è che Juve torna a Serie B. Per salvezza invece 10 punti sono tanti, ma in questo campionato tutto è possibile. Ho visto tripletta di Falcinelli inglese, i poker di Parolo. Ieri ha segnato Gabigol e settimana prossima ci manca che segna anche Andanovic, quindi dico che salvezza di Pescara è possibile. Quindi martedì si faranno i 1000, mister? Sì, 1000 sigarette per festeggiare. Il giocatore che l'ha impressionata di più in questa settimana, in questi due giorni di lavoro e oggi? Ma è portiere Bizzarri, che quando sono arrivato ho trovato che si stava impiccando. Già pensava quanti gol poteva prendere. Con Oddo ha detto prendo 5 gol a partita, con questo ha detto ne prendo 10. Meglio quindi farla finita invece. Oggi non ne ha preso neanche uno ed è ancora vivo. Aveva ricevuto altre proposte prima di quella del presidente Sebastiani in queste settimane, mesi? Basta, ho voglia di fumare, lasciatemi andare fuori dai coglioni. Va bene, grazie, bene, a presto. Forza Porto.
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.